prova. Buonasera, tutto pronto a Cecina per l'inizio della partita contro Sant'Arcangelo. Diamo intanto i quintetti in campo. I padroni di casa si presentano con Zaccariello, Gambolati, Toscano, Caroti e il capitano del Testa, mentre Sant'Arcangelo ha in campo Botteghi Matteo, Saponi. Poi non si vedono gli altri. Numero 12 Moretti e il numero 13 Cardellini. Ed infine in attacco Sant'Arcangelo. Ai microfoni una nuova coppia del Monte Nocentini, ci scusiamo per l'inesperienza, proveremo a fare il meglio. In attacco ancora Sant'Arcangelo, gira la palla, recupera Toscano, palla a Caroti che imposta l'attacco. Gambolati, spalle a canestro, fuori per Caroti, ancora sotto a Gambolati. Palla a canestro, sinistro da centro area sbagliato, contropiede di Sant'Arcangelo. Canestro di Sant'Arcangelo, Bedetti Francesco. In attacco Cecina, Zaccariello del Testa, girano palla ancora sotto. Tra Zaccariello, sfondamento di Zaccariello, primo fallo di Zaccariello che ha allungato il gomito in penetrazione e ha sfondato.
palla, Zaccariello del testa, Caroti, pick and roll con Gambolati, penetrazione, scarica a Zaccariello, fallo sotto canestro del numero 12, Moretti Gioele. Primo fallo anche per Moretti, rimette Zaccariello, arresto, fallo su Del Testa che tirava dalla media, ancora Moretti che fa fallo, due tiri per Del Testa. Due tiri per Maurizio, sbaglia il primo. Mette a segno il secondo, il primo punto del basket Cecina. 2-1 per Sant'Arcangelo, sono passati un minuto e mezzo di gioco. Pressa Cecina sulla palla, mette pressione sui portatori, supera a fatica la metà campo Sant'Arcangelo, penetrazione e scarico fuori, buona la difesa di Cecina, tiro da tre affrettato di Botteghi Matteo che la mette allo scadere dei 24 secondi. Peccato perché Cecina aveva difeso ottimamente. Penetrazione di Caroti, scarico fuori, intercettata, però va fuori ancora a favore di Cecina. Zaccariello rimette, Del Testa da tre, niente, prende il vetro, fuori, rimbalzo Sant'Arcangelo che imposta in attacco. Gira la palla Sant'Arcangelo sulle linee esterne, non trova la penetrazione, penetra ora e sbaglia Bedetti. Attenzione, intercetta Sant'Arcangelo in transizione, canestro del numero 13 Cardellini che porta 7-1 Sant'Arcangelo. Cecina in difficoltà in attacco, fallo di Cardellini, partenza falsa di Cecina che non riesce a impostare in attacco con fluidità. Rimessa di Cecina in zona d'attacco, Toscano penetra, subisce il fallo del numero 12 Moretti che è il terzo fallo, commette il terzo fallo Moretti, no, primo fallo, è stato assegnato al numero 13, ha protestato. Sbaglia il primo tiro libero Toscano, non si sblocca Cecina in attacco. A segno il secondo, Cecina ha fatto due punti sul tiro libero in tre minuti, soffre molto la fisicità di Sant'Arcangelo che in questi minuti iniziali attacca anche molto bene, si libera da tre, sbaglia, fallo di Lorenzo Caroti, primo fallo, spinge sotto canestro al rimbalzo. Ricordiamo Sant'Arcangelo neopromossa con il coach esordiente in DNB, squadra molto attenta al settore giovanile, portato molti giovani in prima squadra, ha rinunciato a Bedetti che era forse il giocatore migliore cedendolo a 100, ma
ma non ha subito nessun contraccolpo, è riuscito a sopperire. Intanto ha sbagliato in attacco e Del Testa in posta in attacco. Sotto a Gambolatic, prova a giocare spalle a canestro, va al tiro, niente, sbagliato, rimbalzo di Sant'Arcangelo, contropiede e niente, sbagliano il contropiede, fischiato al fallo a Gambolati, primo fallo di Gambolati. Due tiri liberi per Botteghi e chiede time out Campanella quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Riprendiamo con due tiri liberi per Sant'Arcangelo. Sbaglia anche il secondo, Toscano rimbalzo, vediamo se Campanella ha risolto qualcosa per i problemi in attacco di Cecina. Carotti da tre, realizza Lorenzo da tre, speriamo che sia il segnale per ripartire e pressa Cecina a tutto campo, un po' di pressione sulla palla da parte di Carotti. Recupera Toscano in difesa, parte in contropiede e realizza Toscano per il meno 2 Cecina, meno 1 Cecina. In meno di un minuto abbiamo ribaltato, siamo tornati a meno 1 e abbiamo invertito l'inerzia della partita, speriamo. Da due punti pestando la riga Sant'Arcangelo, rimbalzo di Zaccariello, Carotti ancora a Zaccariello, è sempre un po' imbastita Cecina in attacco, risolve Gambolati dalla media, due punti per il sorpasso Cecina più uno a 4.5 dalla fine. Posta Sant'Arcangelo sotto canestro, pick and roll anche per Sant'Arcangelo, non viene, da tre punti, sbaglia Cardellini, rimbalzo di Cecina, molto servito Gambolati stasera sotto canestro, prova ancora spalle a canestro, da fuori per Del Testa, ancora sotto e subisce fallo da Botteghi Matteo numero 15. C'è il primo cambio della partita per Sant'Arcangelo. Esce Moretti ed entra
Pesaresi Luca. Due tiri liberi per Gambolati. Realizza il primo. Sbaglia il secondo. Rimbalzo per Sant'Arcangelo. Cecina pressa sui tiri realizzati. Penetrazione di Sant'Arcangelo, sbaglia. Cecina, Caroti in penetrazione, scarica su del testa, penetra anche lui, scarica fuori per Zaccariello, da tre, sbaglia, rimbalzo di Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Toscano. Caroti prova a penetrare, subisce fallo. Il numero 6, nuovo entrato di Sant'Arcangelo, Pesaresi. E Sant'Arcangelo intanto chiama minuto di sospensione. Riprenderemo con due tiri liberi per Lorenzo Caroti. Riprendiamo, c'è stato un cambio nelle file del basket Cecina, è entrato Medizza al posto di Gambolati e Caroti realizza il primo tiro libero. Realizza anche il secondo Caroti, grande tiratore anche di tiri liberi. Transizione del Sant'Arcangelo col nuovo entrato Pesaresi. Circolazione di palla di Sant'Arcangelo. Sportellate sotto canestro fra Medizza e Saponi, capitano di Sant'Arcangelo, è entrato. Fallo a Medizza. Rimessa da sotto canestro per Sant'Arcangelo. Bedetti prova una penetrazione, sfondamento, no, lo ridà a Medizza. Questo sinceramente a parere nostro sembrava uno sfondamento. Secondo fallo in 30 secondi nemmeno di Medizza. Esce del testa, entra Bruni. Sentiamo un commento di questi primi minuti per Dannocentini. Simone, come la vedi per ora? Partita molto intensa e ci sono stati diversi errori al tiro, però a livello difensivo vedo tutte e due le squadre molto determinate. Ci sarà da sudare,
e presumo punteggi bassi. Grazie Simone, Sant'Arcangelo realizza tutti e due i tiri liberi e si porta a meno 2, tutte e due le squadre hanno già 5 falli bonus, quindi già raggiunto. Caroti, Bruni, ancora fuori per Caroti, prova un 1 contro 1, scarica, la tocca Sant'Arcangelo, va fuori con 3 secondi da giocare sui 24. Rimessa per Zaccariello, vediamo Cescina cosa inventa in questi 3 secondi. Si smarca Bruni, penetra, tira sulla sirena, sbaglia, rimbalzo in attacco di Toscano, fuori per Bruni che reimposta sotto a Zaccariello, scarica a Medizza che subisce fallo. Problemi Devil Medizza al polso della mano sinistra, dolorante, e qui tiri liberi, li tira di destro come potremo vedere tra poco. Nel frattempo c'è un cambio, esce Caroti, entra Giacomino dell'Agnelli. Realizza il primo di destro il grande Devil, aspettiamo, siamo in trepidazione per il secondo. Due su due. Mette anche il secondo, consigliamo di tirare sempre di destro. Si abbassa notevolmente il quintetto. Sì, Cescina ha cambiato decisamente quintetto, ho messo dell'Agnello per Caroti. Pesaresi da 3 sullo scadere dei 24, sbaglia ma recupera il rimbalzo Saponi e la palla va fuori, quindi 14 secondi per Sant'Arcangelo per andare a fare un nuovo gioco in attacco. Ancora Pesaresi sotto, recupera, perde palla Botteghi, contropiede per Bruni che scarica dell'Agnello e realizza il più 6 per Cescina. Sant'Arcangelo non riesce a impostare il gioco in attacco ma realizza il resto e tiro Cardellini dalla media e iniziano gli ultimi 50 secondi del primo tempo. Toscano con la palla sulla linea da 3, penetra, prende il rimbalzo sul suo tiro sbagliato, fischia fallo l'arbitro, terzo fallo a Medizza. Sicuro? Terzo fallo a Medizza che si ritrova già con 3 falli. E rientra ovviamente Gambolati al posto di Medizza ed è entrato anche Favilli al posto di Zaccariello. Quintetto da corsa ora per Cescina per gli ultimi 39 secondi. C'è da dire che le Devil è sempre molto irruento e quindi paga a volte con falli fischiati. Però al coach gli dà 5 perché vede tutta la sua buona volontà. Tanto tiri liberi per Sant'Arcangelo, Marco. Tiri liberi per ora, Sant'Arcangelo non ha avuto ottime percentuali, sbaglia il primo Botteghi e sbaglia anche il secondo. Più 4 Cescina a 35 secondi dalla fine. Toscano, Cescina intanto un po' ferma in attacco, palla sotto a dell'Agnello, gioca a spalle a canestro e sbaglia,
rimbalzo di Saponi che lancia Bianchi, che è entrato da poco. Niente, e Cardellini mette calma, va per l'ultimo tiro, arresto e tiro dalla media, sbaglia, rimbalzo di Dell'Agnello, Bruni tira, tira da metà campo e sbaglia sul ferro. Diamo due percentuali, e Toscano e uno su due da due punti, e 9 minuti giocati, e Zaccariello 0 su 1, per ora nessun giocatore che spicca tra gli altri, tutti diciamo abbastanza nella media, contenuti 4 di Cardellini, 4 di Bedetti e 4 di Botteghi per Sant'Arcangelo, che sono i 12 punti che ha realizzato, con 3 su 6 da 2 punti e 1 su, no, 3 su 6 liberi, 1 su 7 da 3 punti e 3 su 9 da 2 punti. Sì, sono stati, tra l'altro, il tiro da 3 punti di loro credo sia stato fatto a fil di sirena, sì, sui 24 secondi. Ha troncato le gambe, questo sta a indicare che la difesa aggressiva fino ad ora sta abbastanza pagando. Speriamo che riusciamo ad avere anche il secondo quarto la solita intensità. Nelle file di Cecina ci sono 5 punti per Di Caroti, con una bomba e 2 tiri liberi, e per il resto 3 punti di Toscano, 1 di Del Testa, 3 di Gambolati e 6 rimbalzi di Toscano. 6 rimbalzi che di oggi Toscano. Ha giocato il primo quarto a causa di un piccolo problema fisico di Francesco Fratto, ha giocato dal numero 4 e si è fatto fino ad ora, secondo me, valere. Ha avuto un problema alla ginocchiata all'allenamento, ma si spera niente di grave. Tanto si ritorna in campo. Si ritorna in campo con Del Testa nelle file di Cecina, Del Testa e Favilli, Bruni, Gambolati e Dell'Agnello. È invariato invece il quintetto di Sant'Arcangelo, con Bianchi e Pesaresi alle guardie, e poi c'è Saponi e Botteghi e Cardellini. Cecina in attacco, che aveva la freccia a favore, Bruni fuori per Dell'Agnello, che ha un mismatch, si porta sotto canestro per giocarsi il mismatch contro Cardellini, infatti subisce fallo e va a tirare 2 tiri liberi. Gambolati, rimessa da sotto canestro, fuori. Ah, non c'era tiri liberi per Dell'Agnello, strano, mi sembrava sul tiro il fallo. Penetra Favilli, sbaglia, rimbalzo di Sant'Arcangelo. Ora è un momento topico, dobbiamo stringere i denti e chiudere le maglie in difesa, secondo me. Infatti subito. Botteghi dalla media. Più 2 Cecina. Penetra Bruni e scarica fuori, circola buona, circolazione di palla di Cecina, torna la palla a Bruni in angolo, da 3 punti sbaglia, rimbalzo di Dell'Agnello, da sotto sbaglia ancora, tiro difficile, peccato, rimbalzo di Sant'Arcangelo. Cardellini, Saponi, Pesaresi. Palla sotto a Saponi, che si gioca a spalle a canestro contro Gambolati, che però difende bene, recupera il rimbalzo e parte Cecina in contropiede. Bruni sotto per Dell'Agnello, che realizza il più 4 Cecina a 8 minuti e 15 secondi alla fine. Assist, bella assist di Giovanni per Giacomo Dell'Agnello.
posta Sant'Arcangelo, che come sempre gira la palla un po' sugli esterni, sbaglia il passaggio Botteghi, che non si capisce con Saponi e che stava lottando sotto canestro contro la difesa, l'ottima difesa di Gambolati, e quindi recupera palla Cecina, 8 minuti sul tabellone, più 4, Bruni in attacco. Si alza il coro della vecchia guardia rosso-blu che trascina tutto. E il capitano del testa in penetrazione realizza 20-14 per Cecina. Fallo di Dell'Agnello su Pesaresi, che era penetrato e che andrà a tirare quasi sicuramente due tiri liberi. Infatti danno due tiri liberi. Gli arbitri, che sono Matteo Spinelli e Silvia Marziali, che per ora, a parte qualche sportellata forse trascurata sotto canestro, stanno arbitrando abbastanza bene. Per ora non si parla degli arbitri, per ora, dopo si vedrà. Io lo sai che non sono solito parlare degli arbitri. No, nemmeno io, ma infatti però mi riservo poi dopo. Si sa mai, è bene tenersi spazio. Viste le ultime esperienze piombinesi. È bene, si sa mai. Dopo avremo anche l'angolo tecnico di Giulio Barzotti, che verrà nell'intervallo, fine verrà. Sì, verrà cross di Maurizio. Sì, Maurizio del testa sbaglia da tre punti, Sant'Arcangelo in attacco. Intanto tiro da tre punti sbagliato di Sant'Arcangelo, si siede sulla sedia del cambio Caroti, che entrerà presumibilmente per Bruni, che sbaglia una penetrazione e va in contropiede Sant'Arcangelo, che sbaglia un tiro abbastanza facile, c'era la retina sul ferro che secondo me ha voluto dire, assist sotto di Bruni per Dell'Agnello, che realizza due punti e time out per Sant'Arcangelo. Sì, e ora in questo momento abbiamo preso un piccolo margine di vantaggio che ha entusiasmato, come potete sentire, tutto il pubblico. C'è da continuare a lottare, da continuare a difendere come stiamo facendo. Si riparte con Dell'Agnello, Caroti al posto di Bruni e Zaccariello al posto di Dell'Agnello, torna con un quintetto, vabbè, basso insomma, Cecina. Favilli 4, sì. E poi, sì. Forse o Zaccariello 4. Pesaresi dalla media, due punti, più 4 Cecina. Anche Sant'Arcangelo gioca con Benetti o Meala, che può essere tranquillamente marcato da Favilli. Penetrazione di Favilli che scarica male per Gambolati, palla persa. Esce Cardellini ed entra il numero 12 Moretti, che era uscito gravato di due falli fatti subito all'inizio. Pressato Moretti da Caroti, penetra, fallo
fallo su Bedetti di Gambolati. Vediamo dall'instant replay che non abbiamo. Rientra Mediza. Gambolati gravato anche lui di due falli, e rientra Mediza che non è messo molto meglio di Gambolati. Attenzione ai falli sotto di Cecina, che sta provando a fare a meno di Fratto, che ha subito una ginocchiata in allenamento e non è al meglio della condizione. Realizza Bedetti. E sbaglia il secondo. Ora con l'aiuto di Nocentini, forse andiamo a vedere anche la percentuale a tiri liberi di Sant'Arcangelo. Sì Marco, mi connetto grazie ai miei potenti mezzi informatici. Del testa da tre, sbaglia Maurizio. Rimbalzo per Sant'Arcangelo. Vedetti fuori per Pesaresi, sbaglia da tre punti, rimbalzo di un ottimo Favilli. E prova un attacco a difesa schierata Cecina. 5 su 8 Marco a tiri liberi. Pensavo peggio, 5 su 8 per Sant'Arcangelo, subisce fallo da Pesaresi Caroti. Dall'altro è il secondo fallo di squadra nel secondo tempo per Sant'Arcangelo. Mancano 5 minuti alla fine del secondo tempo. Entra Bruni a posto di Favilli, che mi è piaciuto. Noi 7 su 10 a tiri liberi. 7 su 10 a tiri liberi, andrebbe anche abbastanza bene. Bruni da 3 sbaglia. Non andiamo altrettanto bene ai tiri da 3 oggi. Infatti siamo a 1 su 6. Siamo a 1 su 6. Pick and roll ancora per Sant'Arcangelo. Carica fuori per Moretti che sbaglia da 3 punti. Del testa lancia Bruni in contropiede con Zaccariello. Sbaglia da sotto Zaccariello. La sagra del tiro da 3 sbagliato. E c'è un tiro lì, una palla a due, che la freccia sorride a Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo con Pesaresi che da quando è uscito, quando è entrato non è più uscito. Da tre ancora Sant'Arcangelo che sbaglia con Bianchi. Oggi veramente i tiri da tre punti da entrambe le parti sono con delle percentuali scandalose. Fuori Cecina che è meglio te Marco, sicuramente. Zaccariello da tre punti, subendo anche forse un piccolo fallo. Fa subito Bugiardi e siamo contenti così. Sì. Recupera palla Cecina per un attimo, ma va di nuovo fuori. Aveva toccato la palla Caroti, sporcando un passaggio sul post di Sant'Arcangelo. Esce Bianchi ed entra il numero 13 Cardellini. Ah, rientra Cardellini. Quintetto molto basso ancora per Sant'Arcangelo. Rischia di fare infrazione di campo Pesaresi dalla lunghissima. Ecco, abbiamo parlato delle percentuali da tre e ha realizzato Zaccariello, e ora Pesaresi da un metro fuori la riga da tre realizza. Siamo più tre Cecina a 3 minuti e 20 secondi alla fine del secondo tempo. Penetrazione di Caroti, subisce il fallo di Bedetti, che è al suo terzo fallo anche Bedetti. Hanno fischiato molto gli arbitri, hanno iniziato a fischiare molto e tutte e due le squadre sono molto gravate di falli. I più
Sant'Arcangelo, mi sembra di vedere, cioè problemi di falli, che poi le panchine non è che sono... Noi abbiamo i lunghi gravati di falli che senza Fratto sarà dura arrivare fino in fondo. Rimessa per Cecina. 9 a 8 di falli, conduce Sant'Arcangelo di uno. Bruni ancora da 3, dall'angolo, niente. Rimbalzo di Sant'Arcangelo. Ma fischiato a Medizza il terzo. No, terzo a Medizza è il quarto. Quarto. Medizza deve uscire al posto di Gambolati, prende un 5 da Campanella che non approva le fischiate, le ultime fischiate su Medizza. Recupera palla Bruni, fuori per Maurizio del testa, Caroti dall'angolo, penetra, scarica per Bruni, riprende palla Caroti fuori, gira la palla bene Cecina. Del testa Gambolati, del testa, ancora Bruni, 7 secondi da giocare, Zaccariello da 3 punti sbaglia. Rimbalzo di Botteghi per Sant'Arcangelo che va in attacco. Ma noi inevitabilmente e, la zona sì, e comincia a girare la palla sulla zona, sulla 2-3 di Cecina, sbaglia dalla media. I due lunghi di loro chiaramente ora la buttano più sul discorso peso e altezza, e hanno la possibilità con i loro Saponi e Botteghi, tutti e due in campo, e noi solo con Gambolati e Zaccariello praticamente, che ora infatti è arrivato scarso. Esce Bruni, tanto Cecina è penetrato, Lorenzo ha provato a scaricare ma la palla gli è ricarambolata addosso, quindi è andata fuori, e quindi Sant'Arcangelo in attacco a 3 punti di distanza, quindi un solo possesso da Cecina. Pesaresi non prende niente da 3, viene fischiato un fallo a Sant'Arcangelo del numero 6, Pesaresi, che aveva tirato, poi non so come ha fatto a far fallo. Distratto per starnutire. Per verificare. Sì, tutte e due gravate di falli. Sant'Arcangelo, fra l'altro, non so se Sant'Arcangelo ha tutti e 10 gli effettivi, perché ha fatto riscaldamento in 9, mi sembravano. Quindi non so se c'è qualcuno non in perfette condizioni fisiche anche per Sant'Arcangelo. Sbaglia dalla media sul filo dei 24 secondi Gambolati. Non si dice bene al tiro, siamo anche un po' sfortunati. Sì, molti ferro fuori. Lasciato solissimo Cardellini da 3, che ha tutto il tempo di tirare in tutta tranquillità e mette la bomba del pareggio a 25 pari, un minuto alla fine del secondo tempino. Caroti da 3, sbaglia, rimbalzo di Maurizio del testa che la dà sotto a Gambolati, che prova a giocare spalle a canestro e la ridà fuori a del testa che dalla media arricciola la retina. Gambolati si mette spalle a canestro anche quando deve andare in bagno. Ancora Bianchi, lasciato tirare in relativa tranquillità, che sbaglia da 3. Momento di bagarre in campo, comunque alla fine va fuori la palla e c'è la rimessa di Cecina da fondo campo e il minuto di sospensione chiamato da Campanella, che vuol preparare questa azione in questi ultimi 22 secondi.
Eccoci qua per questi ultimi 22 secondi, 17 ora, Cecina in attacco, Caroti fa passare un po' di secondi, 8 secondi, parte ora l'azione di Cecina, Bruni manda fuori Gambolati, penetra, scarica del testa per Zaccariello che la mette sulla sirena, ottima azione di Cecina che ha con un'ottima circolazione di palla ha liberato Zaccariello al tiro che la mette sulla sirena per il più 5 Cecina, 30-25. E io che ho detto a Bruni ma perché non tira? Invece ha fatto l'assist. Si legge due statistiche. Giulio. Allora i tabellini sono i seguenti. Toscano 3 punti, Zaccariello 3 punti, Del Testa 5 punti, Gambolati 3 punti e Caroti 5. Poi abbiamo Dell'Agnello 6 punti e Medizza 2. Per Sant'Arcangelo c'è Cardellini 7 punti, Bedetti 5, Botteghi 6, Pesaresi 7 e il resto niente. Risultato GR Service 30, Dulca Sant'Arcangelo 25. A dopo. Siamo? Sì, si riparte. Marco, hai bevuto, hai mangiato, ti sei rilassato? Fumato. Hai fumato, ma non fumo, non hai mai fumato. Conosco da quando avevi 6 anni, non hai mai fumato in vita tua. Sì, riprendiamo dal più 5 di Cecina. Frutto di una bomba da 3 di Zacca, perché la partita è nel totale equilibrio per noi. Sì, anche bruttina, diciamo. Sì, è vero, non è il massimo. Per noi l'importante è il risultato, non è da fare per gioco. Oggi e la prossima partita sono assolutamente da provare a vincere, costi quel che costi. Lo spettacolo verrà. Sì, dobbiamo anche tenere un occhio agli altri campi, soprattutto a San Miniato, dove è impegnato Piombino. Sì, al momento sono in equilibrio. Che al momento sì, sono in equilibrio e anche dobbiamo tenere d'occhio anche Valsesia che è l'altra a pari punti nostra. Comunque eventualmente ci aggiorniamo più tardi, intanto Gambolati dalla media mette 2 punti. Più 7, potrebbe essere lo spunto per un break che indirizzi la partita sui binari giusti per Cecina. Intanto vediamo in difesa. Carico fuori per Bianchi che è liberissimo dall'angolo, mette una bomba che spegne tutte le velleità di cui stavamo parlando. Quindi più 4 Cecina. Batte sul primo passo Caroti, il suo difensore scarica fuori su Del Testa, fuori ancora per Toscano che penetra e fa infrazione di passi a centro area e quindi palla a Sant'Arcangelo. Vediamo Cecina che prova subito a mettersi a zona, 2-3 per Cecina con Del Testa e Caroti davanti, Zaccariello e Toscano dietro e nel mezzo Gambolati. Recuperiamo palla con Toscano,
contropiede Lorenzo Carotti da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Zaccariello che porta fuori la palla a Del Testa e poi a Carotti per impostare l'attacco. 46 secondi alla termine della... Sì, abbiamo 4 secondi ora per andare al tiro, penetra Lorenzo, tiro dalla lunetta, sbaglia. Rimbalzo, ennesimo rimbalzo per Botteghi. E Sant'Arcangelo in attacco. Botteghi batte Toscano e va al tiro dalla media, sbaglia, rimbalzo di Zaccariello. Wow, un tira più da tre. Sì, Maurizio oggi non si sente la mano calda forse. Gambolati spalle a canestro contro Botteghi, subisce il fallo Gambolati, non sul tiro infatti, è rimessa dal lato. Ricordiamo anche Botteghi ha due falli. Carotti subisce fallo da Bianchi che gli mette le mani sulle braccia. Primo fallo per Bianchi. Abbiamo 14 secondi per andare al tiro. Maurizio Del Testa da tre, sbaglia, ferro. Rimbalzo di Gambolati in attacco che subisce fallo di Saponi. Per Saponi è il secondo fallo. Si allunga la lista dei giocatori di Sant'Arcangelo con due falli che sono, ricordiamo, realizza intanto Gambolati. Sono Pesaresi, Moretti e Cardellini, Vedetti ne ha tre addirittura, e Botteghi e Saponi sono gli altri due con due falli. Realizza anche il secondo Gambolati. Pressa Cecina e passa due. Sportellate sotto canestro fra Gambolati e Saponi. Recupera palla Zaccariello, però va fuori ancora sotto canestro per Saponi. Chissà se erano scaduti 24. Sì, infatti leticano i giocatori di Cecina perché ritengono che fossero scaduti 24 secondi. Ora c'è l'arbitro Marziali che sta discutendo al tavolo con l'addetta ai 24 secondi per capire cosa sia successo. Non sappiamo ancora nulla. Bravo spiccano nel frattempo. 7 rimbalzi di Toscano e 7 di Zaccaria. No, niente, gli arbitri confermano il canestro di Sant'Arcangelo. Sinceramente non ce la sentiamo di dir nulla perché non abbiamo ben capito la dinamica dell'azione. Del Testa ancora sbaglia da tre punti. Dai Maurizio, continua a tirare. Una mano come Maurizio deve trovare il modo di sbloccarsi perché non può smettere di tirare. Qui c'è un fallo fischiato a Carotti sotto canestro su Saponi che viene frullato via da Saponi. Esce Del Testa, entra Bruni, più 4 Cecina, 7 minuti alla fine. Immagini che il fallo può aver fatto Carotti su Saponi. Bianchi, gomitata a Carotti che lo stava difendendo, gomitata a mo' di difesa del pallone, ma viene fischiato sfonda e palla recuperata a Lorenzo.
tanto i tifosi cecinesi si fanno sentire, la vecchia guardia rosso-blu che prova a incitare il palazzetto un po' carente quest'oggi, perché ci sono diverse squadre del settore mini basket fuori per tornei e quindi manca un po' a Sestola ci sono i 2007, i 2005 e i 2007, 2008, 2007 e 2005, quindi tutto lo staff del mini basket e più i bimbi e i relativi genitori sono tutti impegnati a Sestola, sono di ritorno. So che sono andati molto bene tutte e tre le squadre. Bene, 2005 credo abbia perso in finale da Ferrara e anche le altre due sono andate molto bene. Zaccariello da tre punti sbaglia. Siamo un po' sfortunati. Vediamo dei buoni tiri, ma purtroppo... Sì, questo era un tiro preso bene che ci stava, però ferro è fuori. Palla recuperata di Zaccariello, prova un contropiede Cecina. Sbaglia Toscano. Rimbalzo di Gambolati, fuori per Bruni. 14 secondi per giocare. Penetra, scarica per Zaccariello, ora è rimasto 3 secondi da giocare, Bruni dall'angolo, da 3 sbaglia anche Bruni. E contropiede di Sant'Arcangelo, prendiamo 2 punti in contropiede e Sant'Arcangelo è a meno 2. Ci si ferma per asciugare il campo, la partita torna in perfetto equilibrio con Sant'Arcangelo a un possesso di distanza. Cecina in campo con 2 play, Caroti e Bruni. Zaccariello 3, Toscano 4 e Gambolati 5. Passi ancora di Toscano a centro area. Protesta il pubblico, ma c'erano tutti. Sant'Arcangelo sta ancora giocando a zona, Sì, sì. Sfrutta le nostre scarse percentuali a tiro da tre punti. Infatti. Cinque secondi fischiati a Bianchi, fischio strano, non si vede spesso, 5 secondi con la palla in mano, non si può. Cecina attacca la zona. È una zona strana di Sant'Arcangelo, i lunghi seguono l'uomo, a momenti diventa quasi una 1-3-1. Sì, la soffriamo molto, infatti non la cambia, Toscano sbaglia in penetrazione, fallo inesistente di fischiato a Bruni e quindi canestro e fallo di Bedetti. E Zaccariello ci vuol parlare su, perché con questo tiro libero potremmo anche andare sotto di uno. Simone? Sì, in effetti siamo pari, quindi siamo già pari. E le difese, come ho detto prima, stanno facendo da padrone soprattutto loro. In questa zona ci mettono particolarmente in difficoltà, non riusciamo a attaccare fluidamente. E quando a noi ci viene impedito di attaccare fluidamente andiamo un po' nel pallone, affrettiamo e facciamo tiri forzati, poi quello che è il nostro errore. Tanto godiamoci la vecchia guardia rosso-blu. Che provano a scaldare, come dicevi te prima, i non numerosissimi tifosi oggi presenti. Si fischiano il rientro in campo, vediamo se Zaccariello, se Campanella ha suonato la carica, entrano i soliti 5 per Cecina e nessun cambio neanche per Sant'Arcangelo. Riprendiamo, ricordiamo, con un tiro libero
per Botteghi. Sarebbe il primo sorpasso. Sì, sarebbe a parte all'inizio quando siamo andati 7-1 per Sant'Arcangelo, sarebbe il primo sorpasso. E in effetti avviene col tiro libero, quindi siamo 35-34 per Sant'Arcangelo, 4 minuti e 21 secondi alla fine. A cercare di attaccare questa zona in modo più fluido. Sì, è una zona strana. Lorenzo da tre, canestro di Carotti, meno male, dai Lorenzo. Canestro di qualità di Lorenzo. Grande personalità per Lorenzino. Giovanni Bruni recupera palla. La dà Lorenzo che subisce fallo. Grande, grande, grande Giovanni. Sì, Giovanni ha creduto di poter recuperare un pallone. Questo è Bruni. Bruni quando vuole c'è sempre. Questo è Giovanni. Ora Carotti in lunetta per cercare di riportare il vantaggio da più 2 a più 4. Vediamo Lorenzo. Mette il primo. E vediamo il secondo, mette anche il secondo. Sì, da meno 1 a più 4. E intanto Fratto ha fatto un po' di ciclette e ora si sta scaldando con maggiore intensità. Invocato a gran voce dal pubblico. Sì, invocato dal pubblico. Francesco, ricordiamo, grande cuore, grande pivottone. Grande pivottone di Cecina. Sì, Sant'Arcangelo in attacco commette infrazione di passi, viene anche spiegata l'infrazione dall'arbitra Silvia Marziali, bravissima. Grande penetrazione di Toscano che fa una finta, fa saltare il difensore e mette a segno il più 6 per Cecina. Toscano per noi è un giocatore molto importante, deve ritrovare la verve delle prime partite. Il suo atletismo e la sua dinamicità ci servono molto in questa fase finale. Tanto nel frattempo c'è una bomba di Pesaresi. Sì, e non ci serviva. Più 3 Cecina, palla sotto per Toscano, grande Daniele che mette a segno 2 punti. Tanto ci sembra che Gianluca Frolli, preparatore atletico di Cecina, sia andato a dire a Campanella che Fratto è pronto per entrare se volesse, quindi vediamo se ci fosse bisogno. Ricordiamo c'è in campo Medizza con 4 falli. Sì, credo Francesco abbia avuto una contusione, una forte contusione, una ginocchiata, non dovrebbe essere niente di preoccupante, però coach Campanella preferiva tenerlo a riposo se avesse potuto. Chiaramente la situazione falli ad ora non ci agevola per niente, infatti Francesco prima invocato dal pubblico ora è a vincere la tappona della maglia rosa sulla cicletta scaldata. Sì, si tiene caldo sulla cicletta. Meno male, un po' di sfortuna anche a Sant'Arcangelo, gli esce il pallone, ferro fuori, transizione, Maurizio ci riprova da 3 e la mette da 2, pestava la riga, è vero. Dai Maurizio. Sant'Arcangelo chiama minuto perché dal più 1 di Sant'Arcangelo abbiamo fatto 8-0 e c'è il break aperto per Cecina di 8-0 e siamo più 7. Calda il pubblico cecinese durante questo time out.
grazie alla vecchia guardia rossoblu che prova ancora una volta a scuotere tutti i tifosi presenti. Tanto abbiamo in tribuna anche vecchi giocatori come Brandon Bandini, vecchio play, classe 1977, riavvicinatosi al basket grazie a suo figlio che gioca a mini basket. Ricordiamo, Bandini è un ex giocatore, giocava con Bulleri insieme nel solito anno. È bello rivedere i genitori con i figli presenti al palazzetto. E Marco, te sei uno di questi che ha giocato una vita e c'hai qui accanto Tommy che ti segue passo passo nella tua carriera. E siccome so che carriera hai fatto, spero anche un po' meglio di te. Saluta Tommy. Sì, Sant'Arcangelo in attacco, viene fischiato fallo a Toscano. Mi piace fino ad ora Daniele. Primo fallo di Toscano. Sta giocando, si vede che ha voglia di rimanere. E recupera palla in difesa Toscano. Scena in attacco con Mediza, Zaccariello fuori per Toscano, penetrazione, arresto e tiro a centro area fuori e poi al rimbalzo la butta fuori Toscano, la butta fuori chiaramente Toscano, ma viene data palla al Cecina. È andata bene questa fischiata, decisamente a nostro favore. Edizia rimessa per Toscano, Bruni, ancora Toscano, attacca Cecina, attacca sempre con uno sul post, questa zonaccia di Sant'Arcangelo, ora sì, al rimbalzo Medizza non trattiene palla, esce e la rimessa è per Sant'Arcangelo, intanto esce Zaccariello ed entra Francesco Fratto. Incitato dagli applausi del pubblico cecinese. Buona gara di Zaccariello fino ad ora. Sì, ottima gara di Zaccariello. Ricordiamo Fratto, cecinese di Cecina, puro, cresciuto nel vivaio rosso-blu. Intanto prende anche una bomba in faccia. Pesaresi gli mette una bomba in faccia, ma insomma non era proprio di pertinenza sua in difesa. Comunque Pesaresi chiude il break di Cecina che era aperto sull'8-0, passi in attacco di Fratto che non lo so, però vabbè, era forse ancora non del tutto in clima partita. Un minuto alla fine del terzo quarto. Sant'Arcangelo in attacco con Pesaresi e c'è lo sfondamento. C'è lo sfondamento di Saponi, il fallo in attacco di Saponi su Del Testa che aveva già sbracciato un po'. Sì. No, poi sai, lui è grosso. Cecina in attacco, Bruni per Del Testa, ancora per Bruni, sempre Mediza sul post, ottimo scarico di Bruni, ottimo scarico di Bruni. NBA Bruni. Sì, che serve Francesco Fratto sotto canestro che non ha problemi a realizzare due punti. In attacco Sant'Arcangelo prova a gestire la palla, ma l'ultimo tiro sarà di Cecina, 7 secondi per andare al tiro per Sant'Arcangelo, fuori per Bianchi, per Bedetti da 3 dall'angolo sbaglia, ci sono 7 secondi per andare al tiro per Cecina, Bruni,
slalom tratto fuori per Maurizio Del Testa, da tre la mette, grande Maurizio, bella bella bella, perché ci hanno creduto fino alla fine. Siamo a volte anche troppo deliziosi, sembra fare sempre la squadra di Cecina un passaggio in più, invece a questo giro viene premiata la nostra costanza nel fare passaggio. Quello che vuole coach Campanella è che tutti partecipino all'azione, e questa ne è proprio la dimostrazione chiave. Finiamo il terzo quarto a più 9 e iniziamo il quarto quarto con la speranza che possiamo andare avanti su questa riga qui. Tanto si rientra in campo, mancano 15 secondi all'ingresso, abbiamo Fratto Medizza sotto le planche, Bruni Toscano e Capitan Del Testa per noi. Gli altri ti lascio dire a te, che li conosci meglio di me. Pesaresi, Cardellini e Botteghi, Moretti e Bianchi. No, si accendono le luci al Palafoggetto. E Cardellini, sì, l'avevo detto, io non scendi niente. Sì, infatti non mi è ancora riuscito a memorizzarli. Ricorda che siamo nuovi a fare questo. Sì, sì, siamo, perché l'amico Marco oggi aveva un impegno, per cui siamo dei dilettanti allo sbaraglio, proprio allo sbaraglio, sì. Moretti fuori, Vedetti ci punisce da tre punti, siamo più 6, 50-44, 9 minuti e 30 da giocare. Fratto sul post, perde palla e ci fermiamo perché l'arbitra c'ha da sistemarsi le scarpe. No, no, poi forse non è ancora entrato in clima partita. Ora ha cercato un appoggio, spalle a canestro, ha cercato un appoggio che non c'era, ha perso l'equilibrio e ha scaricato fuori, poi cascando. Dai Francesco. Sì, lui non direbbe mai di stare male, giocherebbe anche senza una gamba. Sì, è un guerriero, è un guerriero. Tanto sportellate fra Del Testa e Vedetti, poi Vedetti da tre, niente, non coglie niente, rimbalzo di Toscano, l'ennesimo rimbalzo di Toscano. Toscano 10 rimbalzi. 10 rimbalzi, mi dice Simone, fuori Toscano per Bruni, step back, tiro, sbaglia, ma c'è un fallo. No, c'è un fallo sotto di Fratto. Anche 7 rimbalzi di Leonardo per la carriera. Sì, l'avevamo già detto, 7 rimbalzi anche di Zach. Loro Botteghi invece 11 rimbalzi totali. Sì. Moretti da 3 realizza. Questa non ci voleva. Sant'Arcangelo è una squadra che non molla mai. Come gli lasci un metro. Ecco, servito da Toscano sotto Medizza, che
fa fallo il canestro. Vediamo il tiro libero di destro ora. Vediamo sia come nel primo tempo il tiro libero di destro, ma non vogliamo tirare gufate per me. Diciamo due numeri, Simone, punteggi delle altre partite, tanto questa mandi. No, i nostri. No, 7 punti Toscano. Toscano 7. Zaccariello del testa 10. Gambolati 7, Carotti 10. Poi abbiamo due punti due di punti Fratto, per Fratto. 6 di Dell'Agnello. 6 Dell'Agnello e 2 Medizza, gli ultimi due, che porta a 3 col tiro libero. Allora invece abbiamo Moretti 3 punti, Moretti 3, sì. 7, Vedetti 10, Botteghi 9, Saponi 2, Bianchi 3, Pesaresi 13. Fallo e canestro, quinto fallo di Medizza. E Vedetti, due punti e va anche sul tiro libero e ci manda in panchina Medizza con 5 falli. Questo l'aveva fatto sicuramente. Sì, questo sì. Magliata nel muso. L'avevo detto anche prima, comunque David è un ragazzo che gioca, che fa dell'intensità la sua forza e l'irruenza pure, per cui a volte anche troppo, per cui viene fischiato falli a non plus ultra dei falli. Vedetti realizza, molto bravo Vedetti, e siamo più 3. Quindi un possesso di distanza e un attacco un po' farraginoso stavolta di Cecina, che comunque sotto per il Fratto prova a giocare spalla a canestro e la mette di semigancio sinistro e Campanella chiama la uomo ora. Infatti Vedetti è molto dinamico, Francesco poi oggi, ripetiamo, non sta troppo bene, sarà interessante vedere come si difende. Infatti vedo già che Coccia Campanella mi ha prevenuto, scusate, facendo un cambio. Sì, perché Vedetti è dinamico e Francesco avrebbe avuto difficoltà a mancare. Intento basso per Cecina con Bruni, Carotti, Zaccariello e Del Testa, quattro piccoli e Gambolati che prende questo rimbalzo e si porta in avanti Cecina. Bruni prova a bucare la 2-3 di Sant'Arcangelo. Sì, non si muove questa difesa Sant'Arcangelo. No, no. Maurizio da 3, sbaglia, c'è il rimbalzo in attacco, bravo, di Gambolati, bravo, che dà di nuovo a Bruni, da 3 ancora, sbaglia, ferro corto. Più 5, 7 minuti alla fine. Giovanni 0 su 5 da 3. Giovanni 0 su 5 da 3. Passi fischiati a Pesaresi. Vero però che Giovanni ha fatto anche 6 assist, quindi non lucido in attacco. Occhio Simone, e poi la sentono la partita dei giocatori. Io voglio che la sentano. Quindi esce Giovanni. Esce Giovanni, entra Toscano. Più 5, ricordiamo. Un lucido l'attacco Giovanni, però no, vabbè, ha fatto, ha recuperato anche dei palloni importanti, assist, sì, veramente bello. Ma non è solo a non essere lucido l'attacco stasera, buona compagnia. Da 3 abbiamo 5 su 23 tanto c'è una palla a 2 recuperata da Toscano, la freccia ci sorride stavolta, quindi palla a Cecina. Si pareggiano i tiri da 3 perché Sant'Arcangelo ne ha fatti 23, però ne ha segnati 8, mentre noi 5. Quindi le percentuali, come ti ho detto prima, non sono molto rose. Gambolati spalle a canestro, ha un semi mismatch con Moretti, infatti gioca a spalle a canestro, lo batte e segna due punti. Importantissimo. Campanella
si imbestialisce perché voleva un po' di pressing sulla palla, credo che lo faccia sul canestro realizzato. Raddoppio su Pesaresi sulla linea di fondo campo e Pesaresi mette un piede fuori e palla recuperata per Cecina. Minuto per Sant'Arcangelo, credo. No, l'ha chiesto Cecina. Sì, l'ha chiesto Cecina. Due time out chiesti per Cecina, segna il tabellone. No, scusate, Sant'Arcangelo. Chiesto Sant'Arcangelo. Ritorno in campo, Cecina in attacco, sotto Toscano, marcato da Benetti, fuori per Zaccariello, dall'angolo la mette Zac. Ora il coro di mamma, ho visto Zaccariello, eccolo. Zac sembra va a invaghirsi di saponi abbracciandolo, sì. È una dimostrazione d'affetto, non sì. Hanno capito bene Zac, nelle ultime uscite sembra aver ritrovato la mano che lo ha sempre contraddistinto, ce lo ricordiamo giovanissimo a Cecina. Benedetti ancora fuori per Saponi, Pesaresi, buona difesa di Cecina che raddoppia su Pesaresi e lo manda ancora una volta fuori dal campo e la rimessa è per Cecina sul maggior vantaggio della partita con più 10, 60-50, senza grossi break o senza grossi picchi. Cecina zitta si è portata più 10 a 5 minuti dalla fine. Partita bruttina, diciamo la verità, e per quanto riguarda Cecina, come diceva prima Simone, c'era da recuperare il contraccolpo psicologico dopo la bruciante sconfitta di Piombino, quindi a Cecina basta vincere, per Sant'Arcangelo invece sarebbero stati due punti importanti per riportarsi a ridosso del terzetto che ha davanti a 36. Penetrazione intanto di Sant'Arcangelo con Cardellini. Dicevamo, Sant'Arcangelo è a 4 punti da un terzetto formato da Cecina, Piombino e Valsesia, quindi per Sant'Arcangelo sarebbero due punti importanti per avvicinarsi a questo terzetto. Tanto palla persa per Cecina in attacco, rimessa di Sant'Arcangelo sul più 8 per Cecina. Fallo di Lorenzo Carosi sul portatore di palla che è Cardellini. Sì, le fischiano questi contatti, però sono secondo me dubbi, però ci stanno. Ah, ci stanno. Un po' in ritardo Lorenzo. Sì,
Siamo 5-1 di falli, quindi attenzione perché Cecina ha già commesso 5 falli, quindi ogni volta Sant'Arcangelo andrà in lunetta e è da stare attenti perché sì. Loro si liberi. Hanno cominciato a metterli. Iniziato a metterli. Sì. La percentuale ad ora è di 8 su 12. E Zaccariello da lontanissimo sbaglia. Rimbalzo di Toscano che secondo l'arbitro mette un piede fuori. Secondo me arrivava da fuori, quindi ha fischiato fallo. Io c'avevo la lattina di Coca-Cola davanti, non vedo. Arrivava da fuori secondo me e quindi ha fischiato fallo fuori per quello. Importante questo possesso. Sì, Sant'Arcangelo ha un break aperto di 4-0, vediamo, e palla in mano. Noi a uomo, più 6. Saponi per Bedetti. Bedetti prova a penetrare. C'è il recupero di Del Testa in difesa. Lorenzo per Toscano. Incredibile. In 40 anni di basket non l'avevo mai vista questa. Contro le leggi della fisica, il pallone. Solo in allenamento l'avevo visto. Il pallone rimane sul ferro, appoggiato al vetro sul ferro, fermo. E chiaramente il possesso. Il possesso e la freccia era per Sant'Arcangelo, quindi. Quindi da un canestro fatto a un possesso. Fallo in attacco di Saponi che portava blocco a Caroti. Violenta. E ha usato un po' troppo i gomiti. Protesta Saponi, ma insomma ho visto che coi gomiti ha fatto il blocco più coi gomiti che con le gambe. Spalle a canestro, Gambolati contro Bedetti, fallo di Bedetti. Gambolati oggi molto spalle a canestro. Va a impazzire, quando Gambo si mette spalle a canestro e inizia a pintare non ce ne permette. Sì, ma oggi più del solito mi sembra. Vediamo questo attacco di Cecina, importante. Lorenzo fuori per Del Testa, ribalta per Zaccariello, Gambolati dalla media sbaglia dalla sua mattonella. Recupera Zaccariello, Toscano, palla a Del Testa che rischia lo sfondamento, ma non viene fischiato giustamente. 5 fuori, fa passare il tempo Lorenzo, buono, bravo, cerchiamo di giocare al limite dei 24 secondi. Maurizio sbaglia da 3 punti, recupera Gambolati, tira subito, scadono i 24 secondi che non erano stati azzerati perché Del Testa non ha toccato il ferro col tiro, quindi i 24 secondi giustamente non erano stati azzerati. E Sant'Arcangelo a 2 minuti e 29 dalla fine chiede minuto e andiamo sul minuto, sul più 6 per Cecina. Sant'Arcangelo in attacco,
Pesaresi da tre punti, ferro fuori, sfortunato Pesaresi, rimbalzo di Saponi in attacco che subisce fallo da Gambolati e mette anche due punti. Quindi andiamo a più 4 e un tiro libero da tirare per Sant'Arcangelo. Il fallo è stato fischiato a Toscano, non a Gambolati. Fallo di confusione. Insomma, allungate le mani. Una bella mazzata. Saponi, tiro libero. Realizza di nuovo un solo possesso di distanza. Più 3 Cecina, 7-0 di Sant'Arcangelo, break aperto, 2 minuti alla fine. Attenzione a non lasciare troppo l'inerzia a Sant'Arcangelo perché siamo agli ultimi 2 minuti. Lorenzo sbaglia da 3, rimbalzo di Toscano che tira da dietro il tabellone. Tira volutamente da dietro il tabellone e fa canestro. Mamma mia signore, è passata la febbre. Che canestro Toscano. Da dietro il tabellone, scavalca il tabellone e fa canestro, mette due punti importantissimi. Mamma mia, Daniele Toscano da seduto in terra. Più 5 per Cecina, più 5, 1 minuto e 38 secondi alla fine. Tanto Simone non mi considera più perché sta guardando il finale di Piombino. Saponi fa passi e sfonda, fa tutto. Commette fallo di sfondamento, viene fischiato fallo di sfondamento a Saponi su Gambolati, aveva fatto anche passi. E è il quinto fallo di Saponi a 1 minuto e mezzo alla fine. Entra Fusco Francesco che non aveva ancora messo piede in campo. Discutibile la scelta del coach di Sant'Arcangelo che mette un giocatore ghiaccio stecchito. Moretti. Attacco Cecina, disturbata da un tentativo. Fallo su Gambolati che stava tirando dalla media. Quindi due tiri liberi per Gambolati. Manca 1 minuto e 10. Manca 1 minuto e 10 alla fine. Sbaglia il primo Gambolati. È arrabbiato l'allenatore di Roma. Sì, ma se non era fallo questo, certo. Mette il secondo Gambo, più 6. Sta protestando. Intanto ci avviciniamo agli ultimi 60 secondi di gioco. Sant'Arcangelo in attacco, tira il nuovo entrato Fusco Francesco che ci fa bugiardissimo, mi fa bugiardissimo e mette una bomba del meno 3 per Sant'Arcangelo a 43 secondi dalla fine. Mi fa bugiardissimo, grandissimo Fusco Francesco. Zaccariello da 3 sbaglia, rimbalzo di Del Testa, quindi rimane in attacco Cecina, importantissimo rimbalzo del capitano. Fondamentale questo rimbalzo di Maurizio. Che ci dà altri 14 secondi. Non si accorge Cecina che stavano scadendo i 14 secondi. No, è giusto, sì. Cioè, vabbè, aveva toccato il ferro. Ora c'è un consulto fra gli arbitri che
Cecina riteneva di avere, non ho capito bene qual era, però 14 secondi li avevano dati. No, ma è stato più di 6. Vabbè, sul rimbalzo però ce l'hai. La palla va a Sant'Arcangelo. No, c'è un nuovo consulto col tavolo, c'è un po' di confusione in campo. Ora l'arbitra Marziali è andata a parlare con Campanella, forse per spiegargli le ragioni della fischiata e del tavolo. E si riprenderà verosimilmente con una rimessa per Sant'Arcangelo a 18 secondi dalla fine, con il risultato di 63 a 60 per il basket Cecina. Così è. Cecina difende a uomo sull'ultima azione, ricordiamo 18 secondi alla fine, più 3 Cecina, Sant'Arcangelo, Cecina difende a uomo, Sant'Arcangelo, Pesaresi da 3, sbaglia, 8 secondi sulla sirena, la palla va fuori, toccata da Toscano che prova un recupero facendosi male, grande cuore di Daniele Toscano. La palla va fuori, 6 secondi. Finisce mai. 6 secondi da giocare. Ricordiamo che Cecina ha ancora 2 minuti, ovviamente non lo chiede ora per non dare la possibilità a Sant'Arcangelo di preparare l'azione. Mancano 6 secondi e 6 alla fine. Rimessa da sotto canestro per Sant'Arcangelo, che è sotto di 3. Vediamo se tornerà a tirare Pesaresi. Tira, niente, sbagliato, è sbagliato Sant'Arcangelo e finisce la partita, ha sbagliato Cardellini dall'angolo, con Toscano che uscendo dalla difesa è andato a disturbarlo e ha sbagliato la bomba Cardellini, quindi finisce a Cecina 63 a 60 per il basket Cecina contro Sant'Arcangelo. E un saluto a tutti, alla prossima, che probabilmente non ci sarà, fortunatamente per voi tornerà il buon Marco. Ciao a tutti, grazie, arrivederci, buonasera.